Che cosa ci viene a dire Maria in questo mondo dilaniato dalle guerre, dalla fame, dall'ingiustizia? E guardate che ogni qualvolta accendiamo la televisione o leggiamo i giornali, è proprio un bollettino di morte, lasciatemelo dire. Spesso mi viene la tentazione di non sentire, ma mi rendo conto che sbaglio, perché vedere come il mondo va, vedere il dolore nel mondo, vedere anche la cattiveria di cui noi, di cui l'uomo è capace, vedere il peccato, vuol dire poi chiedere a Dio la forza non solo di combattere tutto ciò, ma la forza di convertirci. Perché dinanzi alle guerre, dinanzi alle ingiustizie, ecco, quando vediamo un bambino ucciso, torturato, sgozzato, diciamo, ma Dio dove sta? Perché Dio permette queste cose? Ma Dio non permette queste cose le facciamo noi. Queste cose le scegliamo noi. Dio ci ha dato la libertà, Dio ci ha dato la luce, Dio ci ha dato la coscienza. Siamo noi che dobbiamo scegliere. Ma Dio ci ha dato anche Maria, la madre di Gesù, è madre nostra, che continuamente ci viene a prendere per i capelli, dico io, che continuamente ci viene a illuminarci, ci viene a sostenerci, ci viene a consolarci. Ed è proprio il senso delle apparizioni. Se stiamo attenti ai contesti storici in cui sono avvenute le apparizioni riconosciute dalla Chiesa, sono tutti contesti storici difficili, in cui c'è sofferenza, in cui c'è dolore, in cui c'è morte, cioè contesti storici come quello che stiamo vivendo oggi. E che cosa ci viene a dire la Madonna? La Madonna ci viene a dire che nonostante tutto quello che noi vediamo, nonostante l'odio, la cattiveria, noi siamo immersi d'amore. Che nonostante le tenebre, noi siamo nella luce. Perché Cristo ha vinto il mondo e Cristo vincerà sempre il mondo e quindi le nostre cattiverie, i nostri egoismi e i nostri individualismi. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!